8 Channel, buonasera, bentrovati come ogni lunedì. Salotto e parterre de Rouen, una vittoria pesantissima, una marcia inarrestabile. Quella del Benevento che vince, vince ancora su un campo difficilissimo, quello del Cittadella. La sblocca Moncini, primo gol con la maglia del Benevento. Il pari arrivato sul rigore, l'esplosione finale con il gol di Cristian Maggio. Più 15 sul Pordenone che cade in casa col Pescara. E cade anche il Crotone in casa con lo Spezia, più 16 sulla terza. Che puntata nella settimana del derby. Buonasera Oliver Kragel. Ciao, Ciao Oliver, buonasera a ben tutti. trovato. Grazie. Come stai? Ti vedo sorridente. Bene, sì, Le sto bene. vittorie fanno stare bene, no? Giusto, giusto. E ci è tornato a trovare, ne sono molto molto contento, anche perché ci parlava di un'iniziativa molto bella, importante, benefica, fatta con le detenute in carcere sul make-up. Alessia Macari, buonasera Alessia. Ben Ciao, buonasera. trovata anche a te, lo ricordo agli amici che ci seguono, vincitrice del Grande Fratello VIP nel 2016, il mister dei mister, Andrea Agostinelli, buonasera. Ciao Walter, buonasera, buonasera a tutti. La conoscete benissimo perché vi tiene compagnia il capo allo sport di 8 Channel, Sonia Lantella, buonasera. Buonasera. Ti vedo sorridente come Kragl, c'è grande entusiasmo qui, eh? Beh, non potrebbe essere diversamente, si dice sempre la stessa cosa. Il lunedì siamo felici per questo, insomma, è un Benevento super. Super! Nella settimana del derby tra poco ci colleghiamo anche con Salerno, perché anche la Salernitana partita fortissimo in questo 2020, due vittorie consecutive, è tornato a trovarci, collega di radio Kiss Kiss Napoli, Lucio Pengue, buonasera anche a te. Buonasera, buonasera a tutti gli amici di 8 Gol. È davvero un piacere poter venire qui a Benevento e commentare anche le gesta di una squadra che davvero sta incantando tutti, la squadra di Pippo Inzaghi, il gol di Cristian Maggio, l'assist di Kragl. Insomma, ci siamo divertiti anche guardando la partita contro il Lecce. Direi proprio così, andiamo per un attimo a Salerno, andiamo nella redazione di Cronache di Salerno per salutare il direttore Tommaso D'Angelo. Direttore caro, buonasera. Buonasera Walter, buonasera a tutti, ciao Sonia. Ciao, ciao. È un grande piacere trovarti, Tommaso, anche a Salerno, entusiasmo dopo queste due vittorie, no, direttore? Sì, entusiasmo non solo per le vittorie, ma anche, diciamo, perché la squadra ha mostrato una certa continuità in campo, cosa che non le era successo per larghi tratti della prima parte della stagione. Parleremo a lungo poi nella seconda parte di trasmissione del derby. Senti Oliver, io dovendo definire la vittoria di sabato con il Cittadella, è tanta roba, eh? Devo dire che per noi contavano solo i 3 punti che abbiamo portato a casa. Era una partita difficile, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. E ce l'avete fatta anche perché a un certo punto, al di là dell'uomo in più, Inzaghi la cambia per l'ennesima volta dalla panchina, improta Kragl, e proprio dal tuo mancino fatato gliel'hai messa al bacio a Christian, eh? È andata bene il cross, lui è arrivato in tempo giusto, è salito e l'ha messo dentro. Ti ha portato a cena, ti ha già invitato a cena? No, non mi ha portato a cena, quindi la deve Aiaiai, fare ancora. Deve capitano, caro fare ancora. Christian, mi deludi, devi invitare Oliver a cena perché veramente un assist al bacio Andrea Agostinelli. Vincere su quel campo non è mai facile, l'avevano sbloccata, ripresi dal Cittadella con l'uomo in meno, ma questa è la forza mentale di una squadra vincente, Andrea. Sì, beh, ci crede, è normale che, insomma, che faccia classifica a sé, lo sappiamo. Poi per Scaramanzia, lo so che in questo mondo non si dice mai nulla, ma del resto i numeri sono questi, cioè, c'è poco da fare, è difficile trovare difetti a questa squadra. Io ultimamente sono stato protagonista di una partita di goleada, quindi cioè, non trovo, onestamente non trovo dei difetti in questa squadra. Anche perché il direttore Foggia, complice ovviamente anche l'infortunio di Antei, si è mosso sul mercato, è arrivato dalla Liga Spagnola Federico Barba, proprietà del Chievo, lo conosceremo da vicino stasera. E arriva il momento della copertina, pronti via, entra, ce l'aveva promesso lunedì, dovessi far gol, non esulto. E Moncho ha colpito in modo importante. Il gol di Moncini e la copertina è dedicata proprio a lui. Ecco qui Franco Santo. Ha colpito il Moncho in gol, primo gol con la maglia del Benevento, l'abbiamo
titolato Bomber di razza, Sonia Lantella, lo si vede, l'attaccante proprio che vive per il gol in area di rigore, pronti via, già la butta dentro, mi sembra un acquisto indovinato proprio. È stato un acquisto azzeccato perché ha le caratteristiche che mancavano a questa squadra, un attaccante col fiuto del gol, Coda che è un giocatore importante, di grande qualità, è abile soprattutto, io dico sempre, a fare gol difficili, però spesso sbaglia quelli semplici, ma anche guardando un po' l'andamento della partita col Cittadella, Insigne davanti alla porta, un gol così clamoroso che Pippo Inzaghi si stava strappando tutti i capelli dalla testa, perché vabbè, poi insomma conosciamo com'era lui da attaccante, ci voleva uno che quando la palla ti cade lì davanti la butta dentro. Mancini è così, le palle sporche. A lui serviva uno così. Il gol che dici, ma non è bello sto gol, però è un gol uguale agli altri. Ah beh, c'è poco, Oliver, insomma, poi quando arrivano compagni di squadra bravi, nel frattempo state vedendo in sovraimpressione un codice, e questo viola 10, è un codice, amici, che vi tornerà molto utile per le prossime 24 ore per gli acquisti online. Viola 10, memorizzatelo, 15% di sconto. Oliver, quando arrivano compagni bravi come Mancini, come Barba, è chiaro che anche per voi è importante, poi li avete fatti sentire subito nel gruppo, no? Sì, penso che siamo un gruppo molto facile, ogni persona che viene da noi e vede questo dopo un'ora, due ore di stare con noi in squadra, è anche bene per noi in allenamento, quando vengono altri giocatori forti, cioè alza solo il livello di tutta la squadra. E Tommaso D'Angelo, questo gruppo, questa famiglia Benevento, come viene percepita a Salerno, come viene vissuta questa marcia fin qui pazzesca del Benevento? Ma viene percepita bene, perché poi devo dire che c'è comunque simpatia per quello che fa il Benevento, anche, diciamo la verità, anche un po' di invidia perché il Benevento ha un presidente e la Salernitana no, e quindi chiaramente questa, ma è un'invidia sportiva a fin di bene. E credo che il Benevento quest'anno abbia fatto tesoro degli errori dell'anno passato e quindi va in cavalleria questo campionato. Quello che doveva fare l'anno scorso lo fa con un anno di ritardo, ma lo sto facendo bene, lo farà bene fino alla fine, eccetera. Con la Salernitana credo che sarà una partita bella anche da un punto di vista tecnico, che ripeto, Benevento è quello che è, insomma, la corazzata che tutti quanti noi conosciamo fin dalle prime battute di questo campionato. La Salernitana sembra aver ripreso la china giusta, quella delle prime partite, sembra un po' il replay dell'andata, con la Salernitana che aveva fatto bene le prime due partite, poi si era schiantato contro il Benevento alla Rechi. Ritorno col Pescara e col Cosenza, buonissima Salernitana, al di là, ripeto, della vittoria, che pure è stata ovviamente importante, e quindi credo che rispetto all'andata si presenterà anche con una formazione migliore, capace di dare battaglia. Credo che assisteremo a una bella partita. Domenica sera al Vigorito, direttore, so che tu sei impegnato nel dover chiudere le pagine di Cronache di Salerno, ma noi torneremo a parlare di derby e torneremo da te, quindi stai lì perché tra poco poi torneremo e apriremo alla pagina derby. A tra poco allora con il direttore Tommaso D'Angelo ci proietteremo alla Salernitana, ma torniamo al Cittadella, perché Andrea, Inzaghi la vince ancora una volta dalla panchina. E credo sia molto bravo, perché Cittadella in inferiorità, in prota, Kragl allarga gli esterni e la vince ancora. Beh sì, questa espulsione del Cittadella, dobbiamo dire, cioè, o comunque abbastanza severa, però non è sempre facile che tu riesci a far gol, a creare dei problemi alla squadra avversaria in 10 uomini. Perché? Perché si chiude ancora di più. E l'allenatore avversario che fa? Ti leva una punta, ti mette un difensore, oppure resti, capisci? Si chiudono gli spazi, in un 4-4-1 o 4-4-2 in fase difensiva non è che cambi poi tantissimo, anzi arretri un po' di più, perché sai di essere in 10, chiudi gli spazi, chiudi lo spazio che c'è tra la difesa e il portiere, diventa comunque sempre difficile. Devi avere la pazienza di, ecco, come ha fatto Simone, di allargare facendo entrare degli esterni, quindi allargando questa difesa a 4, che sai che comunque uno sfogo ce l'hai soprattutto sugli esterni.
era in superiorità numerica. Poi ci vuole la qualità, però, perché se lui entra un giocatore che non ha qualità e ti mette il cross sopra la porta, è ovvio che il gol magico gliel'ha dipinta, cioè, voglio dire. Senti Alessia, voi siete al primo anno qui a Benevento, state vivendo una stagione bella e entusiasmante, però noto che vi siete ambientati subito, segno che è una città accogliente con una società e una famiglia, al di là di una squadra di calcio, no? Sì, noi qui ci troviamo molto bene, specialmente io, perché Oli va via spesso per le partite e sì, mi trovo bene, è una città tranquilla, la gente mi aiuta sempre, se ho bisogno di sapere dove devo andare con le strade, sono bravi. Poi Oli, quando c'è entusiasmo viene tutto meglio e direi che l'entusiasmo non manca quest'anno, no? No, cioè, tutto molto più facile, vai al campo anche con piacere ogni giorno. Che non dici quando hai perso 3 partite di fila che vai al campo già triste e dici oggi di nuovo allenamento. Così vai al campo e dici con piacere faccio allenamento perché lavoriamo solo per un obiettivo. È un obiettivo, prego Lucio, che poi riviviamo il match. No, volevo comunque sottolineare di come queste vittorie aiutino appunto anche alla consapevolezza, perché ricordiamo questa è la 4ª vittoria esterna consecutiva del Benevento, è una squadra che... E pensa Lucio, si diceva è una squadra che fa fatica in trasferta. Ne ha vinte 6 in tutto il campionato, ma poi soprattutto anche, tu dicevi la vittoria di Pippo Inzaghi, sì perché le ha cambiati, ha rischiato, è vero che aveva la superiorità numerica, ha messo Moncini al posto di Sao, qualche ho visto anche dalla panchina Sao un po' contrariato, ma anche bello così perché gli allenatori questo dicono, che quando uno esce arrabbiato vuol dire che ci tiene, anche perché non sanno cosa dire, perché dopo glielo forse, dicono al forse calciatore. Però sai che cosa infatti sono le... ci hai fatto glielo caso al giocatore. Non lo sostituisce Mike Ragel, no però lui entra, no, però... lo fa partire al massimo, no, parte dalla panchina, allora. Perché sostituirlo magari uno come no però ha avuto anche qualche quasi, no? No, ha avuto anche qualche problema fisico, dire che questo forse non. No, volevo dire che l'allenatore quando esce uno contrariato, a me mi è successo parecchie volte, è contento? Volte, anche su in diretta con delle parole che non si mettevano neanche la mano. Però, la il problema è che tu sulle telecamere, in sala stampa dici, in conferenza stampa dici, beh l'importante è che è arrabbiato, vuol dire che ci tiene, certo ci mancherebbe altro, però dopo credo che l'allenatore parla dal giocatore e gli dice che forse... Il grosso guaio sono le telecamere, perché se non ci fossero le telecamere molte reazioni sarebbero meno... sarebbero comunque visibili. Vabbè, ma fa parte del gioco, io non credo in qualunque squadra quando uno esce dà fastidio, anche quando giocavo io, quando uscivo mi dava fastidio, quindi non vedo perché... Però certo, quando è eclatante no. No, vabbè, no, ma Sao non ha fatto bene, niente non di... Va bene. Allora, riavvolgiamo il nastro, torniamo a sabato e riviviamo il match, così ne facciamo una fotografia, andremo a vivisezionare questa vittoria. Io lo voglio dire a chiare lettere, è una vittoria pesantissima, oltre l'inimmaginabile, ce la fa rivivere Franco Santo. La vittoria di sabato a Cittadella, Sonia, l'abbiamo titolata una vittoria pesantissima, lo era già di per sé, poi è chiaro che crolla in casa il Pordenone col Pescara, ieri perde anche il Crotone, vale molto di più di 3 punti questa vittoria. Era una vittoria importante perché la trasferta era difficilissima e lo si è visto, perché il Cittadella secondo me ha giocato una buona partita, nel primo tempo è stata veramente equilibrata, poi nel secondo tempo comunque ha pagato lo scotto dell'uomo in meno, quindi sicuramente era una trasferta difficilissima, per questo ha un valore maggiore, per i risultati sugli altri campi ancora di più. E poi sai, dopo il pareggio col Pisa è una partita strana perché un secondo tempo positivo, il secondo il primo tempo no. Allora sai, diventa anche mentalmente difficile, no? È un po' come quando all'università prendi 30. L'esame successivo è come se avessi una pressione maggiore perché non puoi fare meno. Allora il Benevento veniva da un girone di andata talmente strepitoso che con la sosta c'era il rischio di fare qualcosina in meno, perché poi se si fa qualcosina in meno magari sembra, dai l'impressione che stai perdendo qualcosa. Invece no, dovevi dimostrare di essere ancora leader e con questa trasferta nella testa della gente, ma soprattutto nella testa loro, l'hai dimostrato. E quindi arrivi alla sfida con la Salernitana con una maggiore forza mentale. C'è anche da dire che la partita, per come si è messa, una partita durissima, anche giocarla in campo, 8 ammoniti, l'espulsione, voglio dire, è stata una battaglia, e quindi vincerla vuol dire che è una squadra con moltissimo carattere, perché non era facile, credo arrivare là. E poi la pennellata di Oliver è stata eccezionale. Ma vogliamo dire che Cristian Maggio ha fatto un gol pazzesco, straordinario. Cioè, no, guarda, non era l'eterno capitano. Senti Oliver, no, lo sai perché il cross è straordinario.
straordinario per la difficoltà, perché viene da un passaggio da 20 metri. Non è un passaggio corto come un tocco su punizione che tu la metti, no? E allora è più facile andarla a calciare. Gli arriva questa palla da 20 metri, senza stopparla la mette così. Guarda che no. Mi sbaglio? Cioè, no, te lo dico. Beh, ma sono i colpi. No, 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 non sto scherzando. Sono i colpi che lui ha. Un conto è che ha la palla Walter, te la dà e tu la metti. Arrivava... Un conto è che arriva da 20 metri, colpirla così. Quello... Guarda che questa è una gran differenza. Senti Oliver, il messaggio... Ma è arrivato anche solo così bene perché è sinistro, con il destro non lo metto lì, eh? Ah beh, no, cioè, col destro no. Veramente lo voglio dire pubblicamente, visto insomma abbiamo parlato della partita col Pisa, quando sei in campo le punizioni devi tirarle tu. Viola c'ha un bel piede, parlavate anche di altri calciatori col bel piede, però in campo le devi tirare tu. Beh, dillo a Inzaghi, perché tanto tu oramai poi cozzi con Inzaghi, con i suggerimenti. Senti Oliver, la percezione che ho avuto è che la superiorità numerica a un certo punto vi avesse spinto a fare qualcosa come se la volevate vincere subito, poi invece vi siete sistemati, ma dopo l'1-1 la forza è mentale, cioè questa è una squadra che è forte di testa. Penso, come ha detto Sonia prima, questo abbiamo dimostrato questa vittoria alla fine, cioè non abbiamo creduto fino alla fine, siamo andati avanti e alla fine abbiamo fatto per fortuna, diciamo, questo gol per vincere la partita, che era importante anche per la testa, come ha detto già Sonia, per andare nella prossima partita mentale, che abbiamo vinto, abbiamo iniziato come all'andata e adesso dobbiamo martellare ancora di più. Walter, ma adesso loro si fanno un pari, si arrabbiano. Questo è il problema. Il primo Inzaghi già col Pisa era arrabbiato. Se pareggiano, mentre ma anche magari, mentre anche magari le prime giornate, sai, non si capisce ancora che campionato è. Se viene un pari ci sta e lo prendi magari fuori casa anche in modo giusto, perché è un campionato di B. Ma adesso se loro fanno un pari fuori casa o in casa, per loro si arrabbiano subito e già vanno per farla. Andrea, è quello il segnale, perché io ho detto Inzaghi si arrabbia, Oliver dice anche noi, si chiama mentalità vincente. Voglio dire una cosa sul fallo di Adorni, il secondo giallo, generoso sicuramente, però c'è da dire che il Cittadella stava veramente diventando falloso, esageratamente falloso, quindi ad un certo punto io... E nella ripresa ancora di più poi, Sonia. Tanto la decisione dell'arbitro, perché ad un certo punto devi mettere un freno, perché veramente, visto che non riuscivano più a reggere il confronto, ad un certo punto l'hanno buttata sul piano fisico e allora a questo punto te la vai anche a cercare, quindi non andrei tanto a guardare il piccolo episodio, ma l'andamento della partita ci può stare, te lo vai a cercare. Troviamo anche un piccolo episodio che non sia positivo al massimo, perché sennò veramente, io ho un campionato così, prima ti parlavo di tanti anni fa quando ero all'Atalanta, in Serie B ero un po' così. Per forza è bene anche, riesci anche con l'entusiasmo a... Loro, per me lo dico io, il campionato lo vincono a Pasqua. Se il direttore Foggia ci sta guardando, già immagino tutti gli scongiuri che starà facendo. Pasquale non importa, lascia stare, fai scongiuri, ma io te lo dico così, la butto lì, vai. Però la mentalità, perché ridi Oliver? Perché il direttore è molto scaramantico. Perché non lo conosco? Guaia, non so. Guaia, ma poi bisogna stare sul pezzo. Poi è innegabile che la classifica sia bellissima. Certo che è bellissima anche per noi da vedere, ma dobbiamo chiudere più presto è possibile. Quando ce la facciamo a Pasqua, anche prima o dopo, cioè, non mi importa niente. È importante che alla fine la chiudiamo la cosa. Il risultato arrivi. Punto. Sonia, vogliamo fare... Più 15 dalla seconda. Più 16 dalla terza addirittura. Senti Sonia, vogliamo fare una menzione? Dobbiamo fare di più, eh? Cioè, volete fare di più? Pasqua. Vinci contro Pisa, c'è altri due in più, cioè dovevamo fare anche già di più. Ah beh, non c'è dubbio. Senti Sonia, menzione speciale per Cristian Maggio, lo diciamo prima, l'eterno Cristian, perché è un ragazzino, va a mille e fa ancora gol. Ma non lo so, guarda, assolutamente, è strepitoso, è stato il migliore in campo, secondo me, al di là del gol. Cioè, se noi andiamo a togliere il gol, chiaramente, che poi è quello della vittoria, ha fatto una prestazione incredibile su quella fascia. Noi stiamo vedendo la classifica, il Perugia sta vincendo 1-0 con il Livorno, quindi questa è la classifica aggiornata, Perugia che sale a quota 30
e aggancia il Chievo ed il Cittadella, guardiamola, Virtus Entella Frosinone 31, Salernitana che sarà di scena al Vigorito 32, fermo a 34 il Crotone, 35 il Pordenone, lasciatemelo scandire, 50 punti per il Benevento, torniamo a maggio, Sonia, esempio di grande professionalità. Tutto in questo momento c'ha la condizione fisica, l'intelligenza di un calciatore che chiaramente ha tanta esperienza e ecco, anche su quella parte destra, no? Se consideri dietro maggio e poi come centrocampista, ecco, consideriete mai, penso che per Kragalo quando entra in campo ha una sicurezza dietro, certo. Perché chiaramente cioè, oltre ecco, all'esperienza, proprio la condizione fisica, tu sai va come che un treno, dietro sì, no, sei coperto. Lui è professionista a mille, questo professionista esemplare. Vediamo quanti anni c'è, lui va a mille, 38 fa anni. Altri anni quando vuole, perché lui è professionista nella testa e questo si vede in campo. È il segreto di un atleta, no, Oliver? Fatto? È stato uno dei gol del miglior quinto di quando era a Napoli, perché maggio Cristo è stato uno, il, lui fa il un miglior, inserimento il straordinario, miglior quinto di difesa di diversi anni in Serie A, quindi stiamo parlando di grandi livelli, il miglior quinto. Si diceva, se ti ricordi, che quando giocava in nazionale a 4 oppure era andato a 4 faceva un po' più di fatica. Diceva, in effetti, no, in a effetti, 4 in effetti per me a 4 poteva far più, uno che fa il quinto a 4 può anche avere dei problemi. Lui cosa sta facendo? Sta giocando alla grande a 4 perché c'è esperienza, professionalità e serietà. Ha imparato a giocare a 4 alla grande e fa i gol come da quinto, quindi, cioè, voglio dire, più di questo maggio, chapeau penso da parte di tutti i tifosi, perché lui non è un stato del Napoli, del Benevento, io credo sia uno di quei giocatori che tutti quando ma parli poi la di serietà maggio, Andrea, esatto, la serietà tutti, non c'è colori, quindi è stimato da tutte le tifoserie. Lui il primo anno qui a Benevento ha avuto grandi difficoltà sia per la condizione fisica, perché aveva avuto dei problemini, ma soprattutto perché non era semplice per lui, che voglio dire aveva fatto tanti anni in Serie A, calarsi in una categoria comunque diversa dalla Serie A, perché io penso che la B sia più vicina alla C che non all'A, perché c'è più fisicità, è un altro calcio, e quindi lui c'è ha due. Faticato tanto, è stato anche criticato, Walter, molto criticato, perché sai, quando ti arriva un calciatore, il capitano del Napoli, hai delle aspettative esagerate, quando poi fai fatica la delusione è maggiore, sì, sì. E quindi di conseguenza il malcontento è maggiore. Lui ha abbassato la testa. Ha abbassato la testa, ha continuato ad allenarsi e a distanza di un anno è venuto fuori ed ora è il valore aggiunto. È il capitano a tutti. Ma non gli c'è effetti. Dubbio, Oliver, immagino, al di là delle esperienze che ha, ma la persona. Io ho avuto modo di conoscerlo 10 anni a Napoli, cioè lui è un capitano vero. Sì, un capitano strepitoso, diciamo, aiuta ogni giocatore anche nel spogliatoio, quindi quando c'è un problema puoi andare da lui e ti aiuta in tutti i sensi, non solo al campo, ma anche lì ti aiuta, quindi è molto importante per noi. Ed è uno dei grandi segreti di questa famiglia. Walter, tu ricorderai sicuramente il secondo anno di Benitez, quando a Napoli c'erano dei problemi, la squadra andò in ritiro, anche diciamo così mal digerito dai giocatori, quando ci fu da andare a parlare col presidente per togliere il ritiro, non andò Amsic, che era il capitano in pettine, andò Cristian Maggio e la squadra non andò in ritiro, quindi è un giocatore che ha anche un peso specifico negli spogliatoi, ma anche quando si deve affrontare una dirigenza lui va di petto e l'affronta. E poi voi parlavate noi del l'abbiamo Maggio, titolato eterno capitano, perché è straordinario, ma guarda, è talmente una seconda giovinezza che io non lo paragonerei neanche al Maggio di Napoli, ma al Maggio della Sampdoria. Sai che stavo per dirlo ad Andrea, è vero, che mi pare che fece 11 gol, quindi andò addirittura in doppia cifra. Assolutamente sì, fece gol anche nel derby. Allora, l'entusiasmo, tra l'altro noi lo abbiamo testimoniato, siamo stati con Ivan Calabrese in giro per le strade di Benevento e vi faremo respirare questo grande entusiasmo. Parleremo a lungo anche del nuovo arrivo, Federico Barba, altro colpo straordinario di Pasquale Foggia, e poi ci proietteremo al derby collegandoci nuovamente con Salerno. Ci fermiamo, piccolo piccolo, ma proprio ci separiamo 2 minuti, pubblicità. Vince, convince, entusiasma il Benevento di Pippo Inzaghi nella settimana del derby, tra poco ci collegheremo anche con Salerno. Andrea Agostinelli, sono numeri pazzeschi. Solo il Liverpool ha un distacco maggiore rispetto a quello che ha il Benevento sul Pordenone, il Liverpool è a più 16 sul City, il Benevento è a più 15
sul Pordenone. A proposito, direttore Foggia ci sta seguendo e quando tu parlavi di vanno Pasquale, a Pasqua, non ti arrabbiare, scusa. No, l'hai fatto arrabbiare, ha detto no, che non si molla di un centimetro. Pasquale, lo so che tanto non si molla ugualmente, non è che le parole mie contano per non far mollare o no, però fammelo dire, insomma, state facendo delle cose straordinarie, quindi... scherziamo, dai, non sarà Pasqua, sarà una settimana dopo, va bene così. Non mi mandare a quel paese. Visto che ci sta seguendo, questa è la classifica giornata, Walter, visto che ci sta seguendo, deve essere anche felice per le parole di Kragalo quando ha detto potevamo fare meglio. Abbiamo pareggiato col Pisa, potevano essere due punti in più. E questo fa capire qual è la testa, la mentalità dei calciatori al di là delle dichiarazioni del mister. E al di là di quello che dice il mister, Oliver, queste dichiarazioni, cioè potevamo fare in più, è qualcosa che vi trasferisce ogni giorno Inzaghi? Sì, penso che questa mentalità abbiamo preso un po' tutti da lui adesso, come lui ci porta, dice le cose, quindi penso che siamo arrivati da lui a questo punto, che pensiamo anche noi così, perché si può dire anche dire siamo 15 punti avanti e tanto, cioè si può calmare, ma no, vogliamo fare... E invece fare... no. Cioè, quando vedi la partita contro Pisa, era la 8ª vittoria di fila quando vincevamo, per fare il record, no? Abbiamo voluto provare questo, non abbiamo fatto, quindi dobbiamo andare di nuovo a questo numero di vittorie, dobbiamo provare di nuovo a fare questo. Quindi volete provare a fare il record 8 di fila in casa? Sì, perché no? Walter, lui diceva potevamo fare di più, allora ti voglio chiedere, Oliver, tu potevi fare di più, 4 gol, 6 assist, numeri comunque pazzeschi. Dovevo fare gol contro la Pisa, no? Ho sbagliato da 2 metri dalla porta, ho sbagliato e... È bello, no? Che c'è questa forte autocritica ma con senso di consapevolezza. No, ma lo so, cioè, dovevo fare il gol, non l'ho fatto, ho sbagliato, ma per questo ho fatto un altro gol, un'altra parte dove non dovevo fare il gol forse. Ma mi dispiace per me, è così. Poi quando ho vinto la partita. Non fa mai gol banali, con Livorno per esempio ha fatto un gol pazzesco. Ma anche a Pordenone, Oliver, quest'anno ci sta facendo vedere tutto il repertorio e credo... È una mia percezione, il vero Kragl, a Benevento ancora non l'hanno visto. Devo fare ancora 1, 2, 3, 4 punizioni. La tua specialità della casa. E ancora non è venuto. L'ho detto io che deve. Tu quando vai in campo, quando ci sta, non so, Viola, Caldirò che vogliono battere, ti dice ha detto Sonia che devo tirare io. Va bene, vedi che c'è proprio così, a Viola, a Caldirò ci ha detto Sonia. Sempre io le responsabilità. Poi l'ha detto pubblicamente, è qui, quindi. Sì. Senti Alessia, uno dei grandi segreti. Poi però se segna voglio il premio. E anche proprio un ambiente, tu l'hai vissuto Oliver anche in altre squadre. Questa è sì una squadra, ma è una famiglia. State bene insieme anche fuori dal campo, con i compagni, con le mogli, è così? Sì, certo, io vado d'accordo con tutti, anche Olli, ci vediamo molto spesso con gli altri giocatori. E sì, sembra una grande famiglia. Ma so che alla festa di Natale ti sei scatenata. Certo. È vero, hai cantato? Sì, ho cantato. Strepitosa. Dai, io c'ero, posso confermarlo. Noi abbiamo le immagini. Oddio, davvero? Dovete vederla. Lei che canta con Vigorito, Inzaghi e Foggia che ballano. È l'essenza di un grande però gruppo. La voce la conoscevamo già perché ha partecipato anche ad un altro programma in Rai Sicuramente conoscevamo la voce ma l'entusiasmo. Orlando Matarazzo dalla regia, mi fai vedere un attimo Alessia che canta e c'è Vigorito con Inzaghi, sono felici. Dobbiamo dire grazie anche a Gaetano, cioè mandatela a cantare Letizia, eccolo qua, sentiamola cantare e guardate l'entusiasmo di Vigorito e di Inzaghi, perché è l'essenza. Ma voi dovete guardare Foggia, poi ve lo spiego. Foggia non vuole ballare. Sì, voleva, no, provava a scappare. Il presidente e Vigorito che se lo dice. Eccolo qua. Senti Sonia, e questo è un altro messaggio chiaro, no? E poi c'è Oliver divertito. Mi fa piacere quando canta lei, questo è molto brava. Cioè, mi piace molto sentire. E Sonia, questo è un altro segreto, cioè il presidente, l'allenatore, la dirigenza, la squadra, tutti coloro che lavorano, i risultati sono questi. Però sai, quando si vince è sempre così, è tutto più ma non facile. Vince a caso, no? Assolutamente, però quell'entusiasmo è legato anche chiaramente da una serie di vittorie. Poi è evidente che questa squadra ha la fortuna di avere una società presente. Io voglio ricordare che Vigorito
Credo Oliver non si sia perso una trasferta anche a Santo Stefano, ha seguito la squadra. Era lì in panchina. E questa è una cosa importante, veramente il primo tifoso sugli spalti e quando può anche in campo, in panchina, e non è insomma da tutti i presidenti, no? Ce ne sono pochi così. Pasquale Foggia è un giovane e questo fa sì che lui possa capire maggiormente le esigenze di un calciatore, perché lo è stato e non troppo tempo fa. Certo. Quindi si avvicina un po' a quelle che possono essere le esigenze, ma allo stesso tempo ha la fame, la stessa fame che ha Pippo Inzaghi. Loro vogliono arrivare, Pasquale vuole lasciare il segno come direttore sportivo, Inzaghi lo vuole fare come allenatore, e questo viene inevitabilmente trasmesso ai calciatori, no? La voglia di raggiungere un obiettivo importante e la passione del presidente e la passione di questi due, insomma Inzaghi e Foggia, che chiaramente poi inevitabilmente viene trasmessa a loro che sono calciatori. Andrea, ha detto una bella cosa, Sonia, quando c'è una società con un presidente che il giorno di Natale va in aeroporto con loro, io l'avevo sentito il presidente per gli auguri di Natale il 24 dicembre e mi diceva: vanno loro a Verona, ci andrò anche io, proprio per stare vicini. Devo dare io l'esempio e ci vado con piacere per stare in ritiro con loro. Sono segnali forti. Mi sembra un'organizzazione perfetta, dove penso che Pasquale Foggia stia facendo veramente grandi cose. Adesso, al di là del fatto che lo conosco da tempo, però, e lo voglio tranquillizzare, adesso parte gli scherzi, le battute, la battuta che ho fatto, Pasqua o non Pasqua, sto scherzando Pasquale, però volevo dire, domenica il Benevento alla partita più difficile del campionato. Poi ci arriviamo col derby. Sono convinto che con la Salernitana è una bella battaglia, perché la Salernitana è in crescita. Tutto qua è per ristabilire un po', se no troppe cose che magari, ecco, magari sono... che ho esagerato un po', però io credo tantissimo nel Benevento, perché d'altronde rivediamo la classifica. Credo che decideranno anche loro con la Salernitana, nel bene o nel male, però Andrea, penso sia una partita molto questa, cioè, è la classifica. Non se si vedo può... più 20 sul Chievo, retrocesso dalla A. Cioè, una roba da paura. Però comunque poi le partite non è che le vincono sempre facili, no? Vanno anche combattute, certo. No? Quindi ci sta anche che ci sono partite ancora più dure. Però ripeto, loro mi sembrano un gruppo sano. Ecco, ti voglio dire che non si è montato un gruppo che rispetta gli avversari, e questo credo sia anche dovuto all'allenatore, al direttore sportivo, al presidente e anche a tifoseria, che mi sembra non si stia esaltando troppo per far capire che ormai c'è una grande maturità, scusatemi anche se lo dico, una grande maturità. Tra l'altro in una B talmente difficile che a Empoli, altra retrocessa, erano ripartiti da Bucchi, sollevato dall'incarico arriva Muzzi e chiamano Pasquale Marino, terzo allenatore a Pescara, è arrivato le grottaglie, esonerato l'allenatore dell'Ascoli. Oliver, non è un campionato facile la B, tu lo sai, questa classifica dimostra che sta facendo un lavoro strepitoso. Sì. Ti piace questa classe? No, è la bello guarda da, anche è bello, lui, sir. È bello da vedere, ma come abbiamo detto non è facile, abbiamo ancora tante partite da fare e dobbiamo fare prima possibile i nostri punti che dobbiamo fare per raggiungere il nostro obiettivo, perché finché che non è tutto a posto non abbiamo fatto ancora niente. Vabbè, non c'è dubbio. Quindi poi, dobbiamo Lucio, pensare a questa cosa. Conti alla mano il più 15 e addirittura il più 16 sulla terza. La matematica non è un'opinione, di fatto al momento il Benevento ha 12 partite, perché le ultime 5 potrebbero non voler dire nulla, quindi nella stagione calda, Lucio, sono 12 partite che non devi sbagliare. Quello che sta facendo il Benevento è sotto gli occhi di tutti. Io anche l'ultima volta che venni qui a Autogol espressi un concetto e mi voglio confrontare con il mister, forse anche con Oliver, però non so se si riesce a sbilanciare. Dissi che questa squadra, questo gruppo, questo allenatore, questa società oggi in Serie A sarebbe nella parte alta della parte destra della classifica, tipo il Sassuolo, con lo stesso organico, senza neanche un'aggiunta, perché è una squadra solida, è una squadra completa in tutte le parti, hanno la panchina, hanno tutti giocatori di grandissima esperienza, giocatori che hanno fatto la Serie A, giocatori che hanno giocato anche in altri campionati europei, anche lo stesso Barba che è arrivato come supporto di gennaio in un mercato di riparazione dove si sono fatte due operazioni, una più brillante dell'altra, chirurgiche. Comunque ha un'esperienza di Serie A, di Liga, e quindi credo che questa società, così com'è e con questa squadra,
come la stiamo vedendo in campo, e la vittoria con il Cittadella lo dimostra, in Serie A lo stesso gruppo starebbe sicuramente poco sotto. Poi Andrea, è chiaro che dovesse arrivare la promozione, Pasquale avrebbe da lavorare molto. È vero che tu si può fare con questo paragone, però è un discorso diverso, perché la Serie A ci vorrei andare un po' più cauto, nel senso che questa squadra in Serie A lotta per non retrocedere con tutte le altre, questo sono sicuro. Che cosa vuol dire? Che non è ultima, non è distanziata, sta un punto, due punti sopra, un punto sotto, in quella lotta c'è questa squadra qua. Sicuramente che sia subito sotto la parte destra lì sarei un po' di sicuro nella classifica di B è a 50 punti, questo è certo. Poi sì, magari chiudiamo, perché non è che uno può già parlare di A, se no veramente il direttore ci sente e si arrabbia, però con le potenzialità del presidente Vigorito e le capacità di Pasquale Foggia e l'esperienza di 2 anni fa, Sonia, e l'esperienza di 2 anni fa da parte di entrambi, perché Pasquale non era ancora, attenzione, il direttore sportivo, però stava nel settore giovanile, quindi comunque era vicino alla famiglia. Io credo che con tutti questi requisiti si possa e si debba fare qualcosina in più che possa aiutare lo zoccolo duro, perché questo è lo zoccolo duro, però secondo me quei 4-5 innesti in più di esperienza che ti possano prendere per mano e far fare un campionato più tranquillo rispetto a quello che giustamente diceva il mister, è una squadra che può lottare per non retrocedere, ma perché se ci sono le possibilità per far qualcosina in più, per dare una mano. Foggia ha le idee chiare, Sonia. Perché davvero io ho seguito Foggia, il Benevento. Foggia ha già le idee chiare. Comunque questa è una squadra di esperienza, più o meno per l'età media è 28 anni, quindi anche nello spogliatoio c'è una grande maturità. Fidatevi, il direttore Foggia ha le idee chiare. Sì, no, ma per il presente e per il futuro. Siamo collegati nuovamente con Salerno, col direttore di Cronache di Salerno, Tommaso D'Angelo. Tommaso, ma anche a Salerno, classifica alla mano, l'esperienza di Ventura, si comincia a pensare che potrebbe esserci una promozione o no? O è presto? Forse una promozione diretta proprio no, salvo che negli ultimi giorni, diciamo, non arrivi qualche buona notizia da Milano. Però è una squadra che può tranquillamente ambire i play-off e giocarsela fino alla fine, questo mi pare del tutto evidente. Dipende da cosa ha chiesto Ventura, la società, se ha chiesto e cosa e come la società potrà e vorrà accontentarlo. La cosa è certa, che c'era bisogno, ritorno sul Benevento a proposito di mercato, dopo l'infortunio di Antei, di prendere un difensore centrale di piede mancino che potesse giocare anche a sinistra. Idee chiare per Pasquale Foggia, che è andato a prendere Federico Barba, ce lo presenta Franco Santo. Arrivo in casa e il barbiere di Benevento. Ma come il barbiere? Chi è il tuo barbiere a proposito, Oliver? È a Benevento? Il mio barbiere, cioè il mio parrucchiere. Sì? Sta dove, come si chiama? San Giorgio del Santo. Ah, San Giorgio del Santo. No, perché l'hanno titolata il barbiere di Benevento. Quindi non ho più bisogno del barbiere, ci sta lui. No, adesso c'è lui. E Andrea lo conosce molto bene, il tattico di Inzaghi, che era anche il tattico di Sarri. L'ho avuto a Empi, Sarri lo voleva a Napoli. Questo è un signor difensore? Sì, sì. No, ma d'accordissimo. Io mi ricordo anche, insomma, un buon sinistro, sa anche giocare, non è uno che non tratta la palla, insomma, per me è un ottimo acquisto. Poi non so la storia sua, se ha giocato ultimamente. 5 presenze. 5 presenze in Liga, lui ha fatto esperienze, sì, all'estero. Sì. 30 lo scorso anno. Sì, col Chievo, bene l'anno scorso. No, lui ha fatto anche Stoccarda, Sporting, sì, Lyon, sì, Valladolid. L'importante è che ultimamente, negli ultimi 6 mesi, abbia cercato di giocare, perché comunque poi la condizione. 5 presenze in Liga. Spesso non convocato. Poi può giocare, anche, può giocare anche terzino sinistro, sì. Forse in questo Benevento, se bisogna dare anche un riposo a Letizia, certo. Ma come fai a dare il riposo, che corre, che non si ferma, no, mai? No, per dire, nelle rotazioni, è un motorino, se viene un raffreddore. Se vuoi un giocatore che resta di più e mandi più avanti Maggio, può restare. Ti può capitare. Barba può rimanere e fare anche una difesa a 3 in certi casi, in fase difensiva, perché non è un non è uno come Letizia che va sempre, è nato centrale, sì, quindi più bloccato. Però insomma va bene, perché ci può giocare, è tutto quello che vuole l'allenatore, perché ci può giocare anche un centrale se tu vuoi, che a sinistra. Però ha ragione, puoi anche fare la 3 dietro con Barba assista. Sì. Che impressione ti ha fatto in questi primi giorni, Oliver, Federico Barba? Non abbiamo fatto tanti allenamenti insieme fino adesso, ma si vede che, come ha detto lui, c'ha un bel sinistro piede e c'ha l'occhio di gioco.
quindi non è solo uno che butta la palla avanti, ma io penso, là mi fido anche di Foccia che c'ha l'occhio. C'ha l'occhio, no? Si vede... si vede quali idee ce l'ha il Foccia anche con il mister insieme e pensa che prende i giocatori a posto per noi. Sonia, a proposito, Tuia, Teglio, altri recuperi, come siamo messi? Possono recuperare per il derby? No, non credo, per il derby no. Tuia ha tempi più corti, si parlava di un paio di settimane, però io non credo, insomma, possa essere pronto per il derby. Teglio credo un mesetto. Ancora un mese. Non hanno dato i tempi, attenzione, hanno detto semplicemente che non erano pronti per Tuia... la sfida di Cittadella. No, hanno detto che Tuia... nulla di grave, per Teglio un pochino in e più. E quindi credo, quindi. Tuia un paio di settimane, vado per deduzione, Teglio un mesetto. Ma per la sfida con la Salernitana, nessuno dei due. Tommaso D'Angelo, collegato con noi da Salerno. Come sta la Salernitana di Ventura dopo questo doppio successo nel 2020, la vittoria a Pescara e la vittoria col Cosenza alla Rechi? Ma sta bene perché diciamo Ventura è riuscito a dare qualità alla squadra convincendosi su Zinčević in mezzo al campo, che era un po' come dire, il punto interrogativo dell'inizio di stagione, non si capiva bene perché questo nazionale polacco non giocasse. Diciamo che da quando gli ha consegnato un po' le chiavi del centrocampo, la squadra ne ha guadagnato. Poi c'è l'esplosione di Lombardi sulla destra, che rappresenta ovviamente anche se esploso, e tu sai bene che le squadre di Ventura sugli esterni ovviamente hanno il loro piatto forte, tant'è che l'esplosione di Lombardi ha comportato un Djuric in grande spolvero lì davanti, costretto non più ad aspettare palloni che non arrivavano, e tu sai che Djuric è un formidabile colpitore di testa e Lombardi è un ottimo, come dire, esterno che sa mettere dentro palloni davvero interessanti. Si è rafforzata già un po' dietro la Salernitana anche con l'arrivo di Aia dal Pisa. Secondo me le manca qualcosa ancora sull'esterno sinistro, è una bella mezzala in mezzo al campo per fare proprio il salto di qualità. Però insomma la via tracciata da Ventura quest'ultimo mese sembra quella giusta, perché la Salernitana non solo vince, ed è già importante, ma riesce anche a convincere. Tu sai che a Salerno per qualche anno c'è stato l'anticalcio, come non vedere le partite di pallone. Almeno con Ventura tre passaggi di seguito, e non solo, ovviamente si sono visti fin dall'inizio, c'è stata questa cura, questa ricerca di voler dare un'impronta alla squadra, a volte c'è riuscito, a volte no, ci sono stati errori arbitrali, troppi infortuni nel mese di novembre che insomma ne hanno un po' minato il cammino in quel periodo, però insomma la mano dell'allenatore si vede, c'è, cosa che a Salerno non accadeva da tempo. E bisogna fare i complimenti anche alla Juve Stabia, che oramai è a ridosso della zona playoff, la vittoria con l'Empoli, Almenti, il pari di Pisa. Senti Oliver, io torno al derby d'andata, perché lo ripeto spesso qui a 8 gol, secondo me quello è stato il miglior Benevento della stagione, una prova di forza, 20.000 persone alla Rechi, una partita pazzesca quella di Salerno, non so se condividi. No, penso che era una dei migliori tatticamente che abbiamo fatto e alla fine abbiamo vinto anche questa partita. Io stavo vedendo i WhatsApp e gli SMS che arrivano, grande Olli, mi raccomando domenica, testa, rabbia e pedalare, ti chiedono un gol nel derby, ti chiedono di essere forte come sempre, c'è un bel feeling con i tifosi, Olli? Io penso, io sono uno come loro, quando ci vedo in strada parlo con ogni tifoso, ogni persona come che fosse mio amico, e per me è importante che vinciamo la partita anche quando non faccio un gol, certamente sono più felice quando vinciamo e faccio un gol. Beh, non c'è dubbio, non c'è dubbio Andrea, questa è un'altra, ecco, stiamo vedendo le immagini del match d'andata, Andrea tu lo ricordi, lo commentammo, quello fu un Benevento, lì forse... c'è stato lo switch, si capì che era una squadra di ma sai, vedi, anche il fatto della location, no? Di un derby con tanta gente
ha caricato anche loro che hanno giocato molti di loro in Serie A, quindi a platee più importanti. Qui era una Serie A, una partita di Serie A, no? Perché con tutta la gente, poi insomma Salerno con una tifoseria, uno stadio così è ovvio. Però... Tifoseria tu conosci, sì, sei stato a Salerno. Assolutamente. Eh? E quindi è una partita che neanche doveva essere preparata mentalmente perché erano già carichi da solo. Insomma, hanno dimostrato di essere poi la squadra che è. Ah beh, certo, quella dimostrazione e quella partita. Facciamo così, ci fermiamo 2 minuti per la pubblicità, torniamo e scopriremo da vicino la Salernitana e faremo con Andrea Agostinelli, con Sonia, col collega Pengue e con Oliver la fotografia del match, perché condivido quello che ha detto Agostinelli. Domenica sera sarà una gran bella partita. Inzaghi contro Ventura, il derby a Benevento. Pubblicità, 2 minuti, 2 minuti. L'appuntamento è lunedì sera, 8 gol, amici di 8 Channel, bentrovati. Benevento che vola, entusiasmo in città. Tra l'altro Sonia, domani è giornata speciale per Benevento perché arriverà il presidente Mattarella, no? Assolutamente, eh? Sì, beh, veramente lo sapevo perché il sindaco aveva anticipato qualcosa, insomma, e sicuramente è una bella cosa per la città, insomma. Già il calcio sta dando lustro perché si sa, insomma, che questo sport è in grado di fare anche questo, però chiaramente il presidente della Repubblica venire qui a Benevento è una presenza importante, infatti tutte le televisioni saranno con i riflettori puntati su Benevento. Insomma, io credo agli incastri divini, il Benevento di Inzaghi che vola primo in classifica, l'assemblea Lega di Serie B che si riunisce a Benevento, la nazionale femminile che gioca a Benevento, Mattarella, tutto a Benevento. Andrea, 3-5-2 di Ventura. Ti aspetti scacco matto di Inzaghi 4-4-2 o oramai ha trovato la quadra e non cambia? No, non cambia. Non cambia perché ne ha trovate di 3-5-2 in Serie B, quindi ha sempre fatto la sua partita. Insomma, non c'è motivo di cambiare. Credo che si presenteranno, per quello che penso io, inizialmente con un 4-3-3 o un 4-3-2-1, quindi... Non ci sarà delle cose. Guarda, in questo Kragl, caso, Sau, in questo Coda, caso non cambia, con no? La Salernitana sarà molto importante per me le coppie degli esterni, sugli esterni, nel senso che è lì che la Salernitana ha gente di corsa, ma è anche lì che il Benevento con le coppie può beccare la Salernitana, proprio perché nel 3-5-2 lo sappiamo meglio di noi, ci sono i centrocampisti ma giocano più centrali, i quinti sono spesso da soli, se sei molto bravo a fare questo cambio di gioco e andargli in 2-1. Diciamo che Oliver dovrà lavorare molto, dovesse essere schierato dall'inizio, dovrà fare l'elastico propositivo in zona gol, ma poi... Ma io credo che se Oliver, come dice, come terza punta, diciamo, sì, 4-3-3, come terza punta, però poi andrà scalare. Sul difensore. E per forza. Non va sul quinto, il quinto ci andrà Maggio da dietro, non ci sono dubbi. Scala Maggio. Se poi dopo vuoi essere più difensivo, come ho visto un'altra partita io, fai che, cioè voglio dire, lo metti dietro ma non sta nel cielo né in terra. Per me i tre andranno sui tre difensori. A pressare il giro palla. Assolutamente sì. Perché chiaramente Ventura, perché col Pescara ha giocato 4-4-2 e ha vinto. Quindi potrebbe essere anche Ventura che si adegua 4-4, al Benevento. 4-4-2, vabbè, ci sarà le lotte a uomo contro uomo sugli esterni con il terzino sinistro, bello, contro la Maggio, destra, Letizia. Perfetto. Vogliamo conoscerla da vicino. Questa sarà una partita diversa, una perché partita all'andata il Benevento gioca col 4-4-2. Assolutamente, lo ricordo benissimo. Conosciamola da vicino, la Salernitana che vola in questo 2020, due partite, due vittorie, il servizio di Ivan Calabrese. Con il direttore di cronaca di Salerno, Pasquale D'Angelo, testa al derby. Direttore, secondo me sarà un gran bel derby, perché ipotizzavamo come giocherà Ventura, come giocherà Inzaghi, anche una partita a scacchi, o sbaglio, direttore? Beh, intanto ti ringrazio per avermi chiamato Pasquale, perché è il nome di mio padre e di mio figlio, quindi ti ho chiamato non Pasquale. Mi offendo per questo e ti ringrazio. Tommaso, ovviamente. Perché sono Pasquale io. Guarda che pensando a direttore mi è venuto in mente Pasquale. Foggia. Lo so. Perciò ti ho detto, che sono Pasquale io. Che sono Pasquale? Sei in forma, direttore? Una battuta, sei in forma, direttore? In grande forma. Quando ti sento lo sai che mi...
Sono in grande forma. Sì, sarà una partita tattica, perché voi giustamente avete puntato sul 3-5-2 di Ventura, non avete fatto male. Io però ci aggiungerei un ma, perché Ventura sul 4-4-2 a Pescara ci ha un po' costruito la sua partita. Insomma, ci sta pensando. Alla fine probabilmente tirerà fuori ancora il suo 5-2 di inizio campionato, quello che, tutto sommato, su cui la squadra ha lavorato molto, però sul 4-4-2 non lo escluderei a priori. Ecco qua, sarà una partita a scacchi, sarà una bella partita, come ho detto anche in apertura, ci sarà un grande pubblico come all'andata, vi ricordo che c'erano 18.000 persone alla Rigi per quella partita, così domenica a Benevento sarà uno spettacolo sugli spalti, e sono certo che sarà anche uno spettacolo sul terreno di gioco. E Oliver, poi sono quelle partite che voi calciatori volete giocare, no? 18.000 a Salerno, e domenica ci sarà il Pienone, i riflettori alle 21, sono partite serie. E per noi ogni partita è seria, ma questo è un derby, diventa ancora più duro questa partita, e io spero solo che il stadio diventa pieno con tutti i nostri tifosi. Sentito che ti ha detto Agostinelli, ha detto è proprio tedesco, tutte nel le partite. A me piace, ma è la mentalità giusta, certo. No? Perché non entriamo mai in campo, diciamo, questa partita è facile, in Serie B non è nessuna partita facile, abbiamo rispetto contro tutti i partiti, abbiamo rispetto contro a tutte le squadre, ma noi siamo tanti punti avanti, questo dobbiamo dimostrare in campo un'altra volta, adesso subito nel derby, e spero che vengano tanti tifosi di Benevento adesso per questa bellissima partita, e con i tifosi di tutti noi vinciamo anche questa partita, questa battaglia. Posso dirvi? Io sto vedendo l'immagine. No, non staccate su di me. Lasciate l'inquadratura a Oliver ed Alessia. Perché è proprio bello. Loro sono ospiti in TV, insieme, mano nella mano. C'è questo immaginario collettivo. Il calciatore, la showgirl, la velina. E loro sono invece un esempio molto bello di una coppia vera, bello, è proprio bello vedervi. Grazie. Insieme, mano nella mano, è emozionante, no Sonia? Sì, perché poi loro si vivono, nel senso che Alessia segue sempre il suo Oliver e lui fa la stessa cosa, cioè quando può. Lui ha fatto anche scelte professionali. Perché mi guardi così, non è vero? Sì, assolutamente. No, la quando posso io. Quando puoi, è chiaro, comunque l'appoggi nelle sue scelte lavorative, e questo è molto molto bello. Quindi. Ma è vero che anche Barbara D'Urso vi vuole? No, siamo andati come. Vabbè, io ci andavo molto spesso. Tu andavi spessissimo. E ho portato Olli con me due volte. Vedi? Ah sì, Olli anche lì sei sì, andato? Sì, due, tre volte già. Ci hanno seguito al matrimonio, abbiamo fatto la quello diretta col matrimonio. La diretta del matrimonio l'ho vista, emozionante, bello. Sì. Torniamo al calcio. Sonia, qual è l'errore che non deve commettere il Benevento in questa tranche finale? Ma l'errore da non commettere è quello di pensare di aver già vinto, ma non ci sono, insomma, perplessità. Non ci sono segnali. Basta capire, sentire le parole di Oliver, capire, insomma, interpretare il messaggio che ti ha mandato prima il direttore Foggia, quindi assolutamente. È chiaro che è un campionato diverso, si affrontano squadre diverse, alcune si sono già potenziate, altre ancora no, parlo della Salernitana, ma comunque hanno cambiato volto, perché ora hanno la mano dell'allenatore. La Salernitana alla Rechi ci arrivò con grande entusiasmo perché, come adesso, era reduce da due vittorie, aveva due punti in più rispetto al Benevento che aveva rallentato con la prima col Pisa. Però quelle due partite non erano frutto del lavoro dell'allenatore, non ancora. Adesso è una Salernitana che inizia a seguire il proprio allenatore, perché è chiaro che ci vuole sempre un po' di tempo, insomma. Ventura, ma così come Inzaghi, per carità, è arrivato in estate, però sai, non è sempre così facile. Inzaghi ci ha messo meno tempo, Ventura ci ha messo più tempo, però adesso è la Salernitana di Ventura, quindi sarà una squadra completamente diversa, ma così come tutte le altre, per cui è un campionato diverso. Loro non devono pensare di aver vinto fin quando poi non ci sarà la matematica, solo così potranno collezionare più punti possibili e poi magari, perché no,
far quello che ha detto Andrea Agostinelli. Cioè, è vero anche che in tutti i campionati, Sonia, il girone di ritorno è sempre più difficile. Sì, perché, sempre, perché le squadre si rinforzano, perché c'è più amalgama rispetto alle prime giornate. Le anche piccole quelle, hanno le piccole bisogno hanno di bisogno punti di salvezza. Punti, e magari ti giocano in modo più ostruzionistico e più difficile superarle. Quindi si sa che poi il girone di ritorno devi avere qualcosa in più per continuare il tuo passo. Questo non c'è dubbio. È una prova, secondo me, di maturità. Più però, ecco, guardando... Lo stiamo dicendo da settembre. No, io voglio dire un'altra cosa. No. Seguendo anche molto la Salernitana, certo. Questa secondo me è più una prova di maturità per la Salernitana. Attenzione, non perché sarà facile per il Benevento, perché io ricordo sicuramente, insomma, Tommaso confermerà le parole dopo la vittoria di Pescara, una vittoria molto convincente con quel 4-4-2. Ventura disse non mi fido. Voglio aspettare proprio perché la Salernitana spesso ha illuso e poi magari ha peccato di continuità. La partita di Benevento è fondamentale, veramente il banco di prova per questa Salernitana per capire fino in fondo se ha trovato quell'equilibrio che possa darle la continuità tale da sperare in qualcosa di più importante, perché i mezzi ce l'ha. L'allenatore ce l'ha. Fabiani dovrà lavorare anche sul mercato per dar qualcosina in più. In difesa è arrivato Aia dal Pisa, però secondo me qualcosina in più serve a questa mercato che chiuderà il 31 gennaio, quindi venerdì. E Benevento, che di fatto con Moncini e Barba ha chiuso il mercato, sì, in entrata, ci saranno delle uscite. Tommaso D'Angelo ha ragione, Sonia, è la prova di maturità, è un banco di prova per capire questa Salernitana a che punto è, giusto? Sì, perché rispetto all'andata dove la Salernitana arrivò quasi per caso, diciamo, a fare i 6 punti, la partita di Cosenza la vinse, ma insomma un po' in maniera fortunosa, si vedeva che era ancora una squadra che stava germogliando, e di fatti incontrò il Benevento, qui lasciò praticamente tutto il primo tempo, pur non prendendo gol, li subì quando Ventura sembrava aver trovato gli accorgimenti giusti, quindi anche un sintomo di una maturità che la squadra non aveva raggiunto. Invece la Salernitana ci arriva in maniera diversa a questo derby, ci arriva sicuramente più sicura di sé, con gli uomini giusti al posto giusto, e quindi ha ragione Sonia, è una prova di maturità per la squadra per capire se quel discorso di continuità, poi insomma indipendentemente dal risultato, è effettivamente nelle corde di questa Salernitana per il girone di ritorno, sempre con la speranza da Milano, insomma, arrivi quanto richiesto da Ventura alla società. Affinché Fabiani faccia qualche acquisto, Lucio Pengue, Giampiero Ventura poi la B la conosce, l'ha vinta a Cagliari, l'ha vinta a Genova con la Samp, l'ha vinta a Torino col Torino. Insomma, no, poi mi piace anche il fatto che lui si sia rimesso in discussione, perché lo ricordiamo, la parentesi con la nazionale negativa sembrava il mostro, l'orco da mandare fuori dall'Italia all'esilio, poi ha accettato. Ventura è un maestro di calcio, al di là di ha accettato la sfida con Chievo, non è andato bene, però si è rimesso in discussione, ha accettato la proposta di Salerno, e quindi mi piace anche lo spirito battagliero di un allenatore dalla grandissima esperienza. È una Salernitana che bisogna fare attenzione, perché abbiamo anche celebrato Lombardi, Gondo, vengono dalla Lazio, lo stesso Juric, però c'è un giocatore che a me stuzzica moltissimo. Chine. Lo sapevo, ti conosco un po'. Chine, che se l'è portato dal Chievo, Ventura, che è uno di quei giocatori forse troppo genio e sregolatezza, un giocatore che ha le sue giocate, i suoi momenti, le sue pause, però quando decide di giocare può davvero creare superiorità, ed è uno di quelli da tenere d'occhio, perché può essere un crack oppure magari perdersi. Infatti questo un po' è stato il problema della Salernitana, che ha giocatori che peccano proprio nella continuità, perché ad esempio anche Lombardi, noi Lombardi lo conosciamo bene, certo, perché l'abbiamo avuto qui a Benevento, ed è un giocatore, attenzione, il Benevento era in Serie A, sono insomma due categorie diverse. C'erano Cataldi e Lombardi? Sì, ricordo bene. Sì. Cataldi e Lombardi. È chiaro che la Serie A è un altro mondo, Lombardi in Serie B può esprimersi meglio rispetto alla Serie A, poi vabbè era una squadra diversa, tante difficoltà, però il problema è che è un calciatore, io perlomeno così lo ricordo, che si deprime facilmente, insomma, un calciatore non molto continuo, però un calciatore che quando sta bene ti fa la differenza. Ed è questo è stato un po' il
problema della Salernitana, che ha questi calciatori come Chine, insomma, bravi, però magari peccano nella continuità. Però ecco, se Ventura è bravo, riesce a tirare il meglio da ognuno di loro, è una squadra che può raccogliere dei frutti. Senti Oliver, noi stiamo parlando di come giocherà la Salernitana, classico modulo di Ventura a 3, potrebbe giocare come a Pescara a 4, ma per voi cambia qualcosa 3-5-2 loro o 4-4-2 o il Benevento ha la sua identità? Io penso che noi abbiamo il primo, è il nostro gioco, abbiamo nostro, cioè noi facciamo il nostro gioco. E il secondo è uguale come vengono le squadre, noi sappiamo come dobbiamo attaccare loro. Quindi questo abbiamo già tutti nella testa, è solo che la settimana prima della partita ci prepariamo bene a questa squadra. Ma penso che tutti noi sappiamo già che dobbiamo fare nel campo quando giochiamo contro un 4-3-2-1, un 3-5-2. Siamo già messo bene così con la testa contro ogni squadra, diciamo. Ma è così un martello Inzaghi durante la settimana? Sì. È vero che non vi è, perché lui ha in mente l'obiettivo. No, noi abbiamo anche nostro, cioè qualche volta abbiamo anche noi i scherzi che facciamo, i giochi con sotto di noi, di fare scatti con scherzi, ridere, ma alla fine quando si deve lavorare per solo vincere la partita a fine settimana. Quindi, e noi sappiamo scherza, che dobbiamo fare. Ma ci sono i momenti in cui si scherza. No, ma anche abbiamo visto le immagini della festa di Natale. Inzaghi era il più scatenato di tutti, era bravo. L'animatore. Sì. È uno che si sa divertire, però in campo penso che pensa soltanto a quello. Così come era anche da giocatore, in effetti. Beh, che poi Andrea è uno dei grandi segreti, perché Inzaghi è uno che ha le idee molto chiare, al di là della stagione che sta vivendo a Benevento. Secondo me ha subito un esonero, non voglio dire ingiusto perché le cose non andavano bene a Bologna, però non gli hanno dato il tempo. No, esonerato, e poi dopo hanno rifatto la squadra. Perché insomma, Pippo è bravo, Sì, sì, no, ma io sono convinto. Anche col Venezia, posso dire una cosa? Io quello che credo che Pippo Inzaghi abbia fatto una cosa nel calcio di oggi, dove gli allenatori di grande nome possono partire subito dall'alto, hanno la fortuna di partire dall'alto rispetto a tantissimi anni fa, che facevano una gavetta. Oggi il calciatore di nome, quindi come Pippo Inzaghi veniva dal Milan, per me si aspettava, poteva addirittura a trovare una B importante. Lui cosa ha detto? No, vado al Venezia. Per me lui ha fatto una grande cosa lì, nel senso ha dato una dimostrazione di grande umiltà e è ritornato poi in Serie A, che poi dopo la Serie A è un altro tipo di lavoro e che onestamente ci può stare un esonero, non è che ma perché quindi, aveva difficoltà però a realizzare, per me quel segnale di andare in Lega Pro, è stato il segnale che mi ha dimostrato che la voglia di fare l'allenatore indipendentemente dalla categoria, soprattutto un nome come lui che nel mondo di oggi si aspettava, poteva anche trovare, sai, una piazza. Vabbè, guardiamo Gattuso, scusatemi, che è andato al Napoli e dopo Bologna poteva aspettare Pippo, invece di rimettersi in gioco in Serie B, aspettava e qualcosa dalla Serie A poteva arrivare. Fatemi sentire un attimo su Chine, Tommaso D'Angelo, siccome so che è un calciatore che piace anche al Napoli e a Giuntoli, ma ha potenzialità per diventare un giocatore importante, direttore? T'ho chiamato Tommaso stavolta. Bah sì, dai, non ti preoccupare. Guarda, quello che manca, diciamo, è un bel giocatorino, indubbiamente ha delle ottime qualità, ma è quella continuità in mezzo al campo che gli manca per fare il salto di qualità. Cioè, lui non può assentarsi per larghi tratti della partita o incaponirsi nel portare palla, quindi litigare con l'allenatore, eccetera. È un calciatore che in qualsiasi momento ti può dare la svolta della gara, quando è di vena. Quando non è di vena lo devi solo togliere. Io ho la mia opinione, nel senso che anche la Lazio, diciamo, era tentata di riportarlo alla casa madre. Secondo me non sbagliava, perché in quell'ambiente, cioè quello laziale, poteva maturare di più e magari alla Salernitana poteva arrivare una mezz'ara con i fiocchi, quello che poi serve a Ventura. Ventura, lui il suo famoso 4-2-4 non l'ho ancora messo in campo, perché è partito con molta prudenza, con molta tranquillità, doveva ricostruire sia sul piano personale per la cosa che avete ricordato, sia per quello che era successo a Salerno lo scorso anno. Però voglio dire, scommessa persa. Sì. Beh, quella l'ha persa lui, però quella l'ha persa. Non l'abbiamo mai visto.
non l'abbiamo mai visto. Si è rassegnato anche lui, perché sì, ogni volta che lo metteva negli ultimi tre minuti la Salernitana prendeva gol, si è rassegnato pure Ventura, che lo ha voluto. Lo ha voluto fortemente. Direttore, io ti ringrazio molto per essere stato con noi stasera nella settimana del derby e ti auguro buon lavoro. Tommaso D'Angelo da Salerno. Ciao, ciao direttore. Grazie Walter, grazie Sonia, buonasera a tutti. Un abbraccio, ciao, ciao. Un abbraccio a Tommaso D'Angelo. E a proposito di Inzaghi, sai che mi è venuto in mente, Andrea, che a sceglierlo in quel Venezia è stato Giorgio Perinetti. Sì. Che è lo stesso che punta su Antonio Conte a Bari, sì, e poi a Siena, vince due volte il campionato e Conte poi diventa Conte, allenatore della Juve e CT, ed è lo stesso Perinetti che porta Ventura a Bari e quel Bari giocava in modo fantastico. Portò anche Gattuso a Palermo. Anche Gattuso, cioè, per dire che Perinetti sì, è uno no, che... vabbè, Giorgio sì, dai, insomma, voglio dire, numero uno. Non gli si insegna nulla, voglio dire, al suo mestiere, quindi... Vabbè, insomma, mi sembra che ci siano delle premesse per Pippo, no? Perché comunque sta facendo benissimo. Però, ripeto, il calcio basta prenderlo che domani quello che è stato fatto è stato fatto. Domani è un altro giorno, così bisogna sempre pensarla. Quindi va bene così. Per adesso è giusto che si prenda gli elogi, perché succederà nella sua carriera che qualche volta si prenderà anche l'allenatore. Pensate un po', insomma, dovesse stravincere il campionato, ma sai quante offerte dalla Serie A gli arriveranno? Io credo che lui abbia un accordo verbale col presidente Vigorito e chiaramente, conoscendo i due, insomma, vale più di un accordo scritto. Trovano l'accordo in tre minuti. Per me non lascia il Benevento. No, no, neanche 100%. Per me. Loro hanno un accordo verbale che, per come sono fatti, vale più di quello scritto. No, cioè, quindi sicuramente lui proverà, insomma, a fare questo miracolo Benevento assieme a Vigorito. Miracolo perché poi, quello di rimanere... Pippo in Serie A. Ambizioso e presidente Vigorito ambizioso, però, insieme, però secondo... avrà tanti avanzi. Ma non c'è Serie dubbio. Ma io penso che per lui è anche più bello di cioè, come si dice? Che non sì, di vincere, di come si dice? Raccogliere i frutti? No, adesso ho dimenticato la parola che volevo dire, era una bella parola. Ma di ripartire da Benevento? Che... No, di conquistare la Serie B, cioè la Serie A con una squadra di B, cioè di andare così, certo, andare certo. In A e non... Cioè, sappiamo, Pippo Inzaghi è Pippo Inzaghi, sappiamo, quindi quando lui aspetta altri un anno, due anni, non c'è niente, forse arriva dopo un'altra squadra di Serie A che lo chiama e dice vieni fai l'allenatore da noi, ma lui si è messo in gioco in Serie B, che non è facile, per conquistare la Serie A così, e adesso... Sta facendo la cosa è giusta e quando, cioè, quando ce facciamo lui già ha fatto tutto quello che voleva. Il Milan ci pensa, però se deve accettare un Sassuolo, una Spal, io sono convinto, Andrea, che Simone Inzaghi sì, Pippo Inzaghi anche Simone sta anche facendo Simone. Benissimo Pippo Inzaghi sì. Per me, dato che ha visto già la Serie A, ha già capito, ma già lo capiva da calciatore, lo capisce, per me guarda molto all'organizzazione di società, con quale società sta lavorando. Io sono convinto che se fosse in un'altra società e vince il campionato potrebbe pensare di andare da qualche altra parte. Io invece sono straconvinto, questa è una mia personale idea, che se vince il campionato qui, per me lui vuole rimanere qui, un po' come Gasperini a Bergamo. Bravo. Che ha avuto le richieste ma ha voluto rimanere a Bergamo. Io sono convinto che lui almeno un biennio in Serie A per salvare la squadra lo fa e portare a termine un percorso. Però poi sempre, giustamente è sempre quel discorso di crescita. No, è quel discorso di Gasperini, però c'è una società ambiziosa, c'è un presidente che dice esatto. Chi ti chiama mi sembra Pippo Pallino, qui, quanto ti dai? Mi sembra che qui soldi. Stiamo parlando della stessa cosa. Esatto, pensate questo. Che il modello Atalanta è quello a cui si ispira Oreste Vigorito, l'ha sempre detto, lui guarda l'Atalanta, quindi non a caso insomma, cioè, avete parlato dell'Atalanta. Vi devo fermare perché c'è l'ultimo pit stop pubblicità, poi torniamo, la voce dei tifosi, l'entusiasmo e poi ovviamente appuntamento a domenica sera con il derby e il post derby su 8 Channel, canale 696 del Digitale Terrestre, con Offside e Sonia Lantella. Pubblicità. Il bello di 8 gol è che anche a telecamere e a microfoni spenti si continua a parlare di calcio, di campioni, di futuro. Parlate, io vi ascoltavo e parlate di Maradona. Anche sì. Insomma, hai detto niente. Che ho detto niente? No, dico, cioè, Maradona è il più grande di tutti. Parlavi del più grande di tutti. Sì, era un grande, ma ho detto solo che per me il Messi adesso ancora è più grande di Maradona. Ne è attualizzato a oggi?
cioè, in tutti gli anni del calcio per me Messi è adesso il dio del calcio. Andrea, ti penso io, eh. Cioè, però Maradona era Maradona. Allora il 25 devi venire allo stadio San Paolo, te lo vieni a vedere. Non si possono fare paragoni. Sono momenti diversi. Anche una volta il primato del mondo dei 100 metri era 10 secondi netti e oggi è 9,60 quello che sia. Allora uno dice, allora quelli di allora non potevano correre oggi. Eh no, c'è da dire una cosa, che come tutte le cose si migliora in tutto. Allora, i palloni, la pista, l'alimentazione, la generazione, il tipo di allenamento, la quantità. È ovvio che guarda Cristian Maggio a 38 anni, anni fa non c'è. Se io porto Gianni Rivera a giocare nel calcio di oggi con le cose di prima, è ovvio che non può giocare a grandi livelli, ma se io porto Gianni Rivera a giocare oggi con tutto quello che ho detto intorno, ma è normale, sarebbe un fenomeno anche lui, perché se no allora uno come Pelé oggi non potrebbe giocare. Attenzione, sai, Andrea, c'hai un esempio vivente. Zoff ha giocato oggi, fino a 40 anni, Buffon ne ha 42. Oggi c'è solo per me una verità assoluta di chi ha usufruito del tempo. E oggi sono dei grandi giocatori che hanno avuto la fortuna. Ci sono gli attaccanti oggi che sono stati più privilegiati dai tempi. Perché? Perché gli attaccanti di ieri, i grandi attaccanti di ieri, più di 15-18 gol. Anche grandi difensori. Ma c'era una marcatura uomo, a uomo tutta la partita. Io sfido. Ma guarda, ho detto. Ora i guardi ammoniti. Alessia, sono bravi ragazzi, loro, ma sono bravi ragazzi. Allora, e che io li faccio appassionare. No, ti voglio dire questo, veramente, guarda, io ti dico, mentre a centrocampo e difesa ne possiamo parlare, ma gli attaccanti oggi, ci sono degli attaccanti oggi in Serie A che fanno 20 gol, che te lo dico io, 20 anni fa, 30 anni fa, avrebbero 4, fatto 5 gol, ma c'è un motivo. Marcatura, io provo adesso, no? A Sau gli mettiamo un difensore della Serie B che lo guarda solo per tutta la partita. Io voglio vedere quanti gol fa, ma non per Sau. Ho detto Sau perché sto qui a Benevento, se ero da un'altra parte, perché quelli che ne hanno usufruito in modo positivo della zona e quindi e sono assolutamente loro. Torniamo a Benevento. Punto. All'entusiasmo, alla città. Ivan Calabrese è andato a sentire, a tastare l'umore della piazza. Ivan Calabrese. C'è entusiasmo e la gente chiede alla squadra di stregarli ancora. Poi Sonia, c'è il tormentone, perché questo Benevento è forte, sì, ma chi corre? Eh sì, veramente è diventato un anche tormentone. Una canzone tra, C'è stata sì anche una canzone di Ricciolino, molto carina, veramente da sentire. Questo tifoso della Salernitana che prima ancora che iniziasse il campionato, credo dopo la Coppa Italia col Monza, insomma, diceva sì, una squadra di nomi, ma poi chi corre? Vedremo quanti punti farà questo Benevento. Sì, ma chi corre? Si è sbilanciato un po' troppo, mai sbilanciarsi così presto, lo avrà capito, e quindi adesso insomma ci sarà questo tormentone, credo che lo sentiremo anche nel derby domenica. Olli, anche a voi è arrivata la canzone Sì, ma chi corre? Sì. So che siete divertiti perché poi con Inzaghi si corre, queste certo. Sì, ci hanno mandato su Instagram, ho visto, sì. Assolutamente, protagonista anche Alessia Macari, un'iniziativa molto bella, benefica, in un penitenziario femminile. Sei andata anche per insegnare un corso di make-up. È anche bello essere vicino a chi ne ha bisogno, Alessia. Sì, certo. Allora, io ho il diploma come truccatrice, lo facevo tanti anni fa quando abitavo a Dublino, e ho pensato con Olli di fare questa cosa. Ho chiesto ai miei amici di Bella Oggi, che erano uno sponsor al Grande Fratello di trucco, e ci hanno mandato i kit per tutte le tenute. E ormai è più di un mese che andiamo. E beh, bello, io mi, è bello. Cioè, mi diverto tanto con loro. Sono bravi. La compagna. Sì. Ma credo che questi siano i segnali belli, no, Andrea? Perché poi nella vita Olli fa il calciatore, lei è un personaggio televisivo famoso, e poi però non dimenticano chi è meno fortunato e magari in un penitenziario femminile distrarle anche con il make-up, col corso, il trucco. È questo bello. È bellissimo, come è ancora più difficile la coppia dello spettacolo. È normale che ci sono delle difficoltà maggiori, perché lo sappiamo, però queste iniziative sono belle, molto bravi, belle. Bravi davvero. Devo dire che sono molto contento stasera, una di quelle puntate che ti restano nel cuore al di là del calcio, degli argomenti, il loro amore, il loro impegno sociale, poi tante discussioni. No, io ve lo racconto, a momenti litigavano Agostinelli e Kragel sulle epoche, Maradona, Messi, le varie teorie.
Grazie per essere venuto e buonanotte a Lucio Pengo e Radio Kiss Kiss Napoli. È sempre un piacere venire qui a Benevento ad Ottogol. Poi ciao. Tu hai origini sannite, quindi sì, c'è il cuore. Sì, Guardia San Framondi, qui vicino. C'è il cuore. Di casa. Grazie a Sonia Lantella. Abbiamo portato fortuna a Moncini, che ha segnato, ma quindi l'augurio di portare fortuna a Cadel, che non ha bisogno, però mi raccomando, in caso di punizione, mi raccomando. Sì, dillo a Pippo, ha detto Pippo. Sonia. Mi assumo la responsabilità, ma sono certa che non sbaglierai. Grazie appuntamento a voi. Con Sonia Lantella. Grazie per la fiducia. E poi verrai in offside. E certo, segnare al termine della partita, perché al fischio finale del derby, offside, non lo perdete, con Sonia Lantella. Grazie ad Andrea Costinelli. Grazie a te, devo dire che quando mi porti Kragl per me sono contento, ma non perché discutiamo di calcio, perché comunque è sempre stato uno dei miei giocatori preferiti da quando era Frosinone. Perché? Perché è uno che decide. A me i giocatori che risposta decidono, agli assolutamente sì. Anche perché magari in partite chiuse, in partite difficili, lui ha i colpi per far saltare il banco. Non c'è dubbio. Grazie ad Alessia Macari. Grazie a te. Sai, Alessia, che c'è un detto italiano che tu conosci? Non c'è due senza tre. Siete già venuti due volte. Da qui a maggio io vi aspetto per la terza volta, perché io ti ho fatto una promessa ad ottobre. Sì, me la ricordo bene quella promessa. Te la ricordi? Sì, sì. Poi farò truccare, però, a questo punto, quando verrà, lo so prima, vengo certo. Ma senza truccarmi mi faccio truccare. Sì, sì. E allora devi venire la terza, ragione. Buonanotte ad Alessia Magari e grazie di cuore a Oliver Kragl. Grazie. In bocca al lupo per domenica, Olli, e grazie a te. Grazie a voi. Grazie a voi, amici di 8 Channel, per averci seguito fin qui. Ci ritroviamo lunedì, subito dopo il derby. Buonanotte.